Avere un cuore umile, capace di aprirsi alle sofferenze di quanti nel mondo sono scartati dalla società e dalla prepotenza dei più forti, ricordando che Dio paga molto più degli uomini. È la raccomandazione che Papa Francesco ha formulato prima della recita dell'Angelus. Ai fedeli radunati in piazza San Pietro, commentando il Vangelo domenicale, il Pontefice ha sottolineato che Gesù ci indica l'umiltà, senza cercare il posto migliore anche con i gomiti, e che la storia insegna che l'orgoglio, l'arrivismo, la vanità, l'ostentazione sono causa di molti mali. Servire il prossimo per amore del Signore, dunque dare voce a chi non ne ha, aprirsi alle sofferenze, alle ansie dei poveri, degli affamati, degli emarginati, dei profughi, degli sconfitti dalla vita, vuol dire diventare degni della ricompensa divina, essere veri discepoli del Figlio di Dio. In questo momento penso con gratitudine alle mense dove tanti volontari offrono il loro servizio, dando da mangiare a persone sole, disagiate, senza lavoro o senza fissa dimora. Queste mense e altre opere di misericordia, come visitare gli ammalati, i carcerati, sono palestre di carità che diffondono la cultura della gratuità, perché quanti vi operano sono mossi dall'amore di Dio e illuminati dalla sapienza del Vangelo. Così il servizio ai fratelli diventa testimonianza d'amore che rende credibile e visibili l'amore di Cristo.